chiariamo. E, naturalmente anche la Fede Persiano non va, se la periferia sta qui e ascolta. Io posso intervenire un attimo, perché ero qui per fare una presentazione ma sono arrivato tardi perché era un altro appuntamento di conferenza programmatica alle 7:30, ne ho un altro sull'immigrazione. Giancarlo Cerini, poi dopo oppure sì. No, vi dico solo così, inseriamo questo in un contesto perché magari non tutti sanno cos'è la conferenza programmatica. La conferenza programmatica è un appuntamento che il PD di Bologna si è voluto dare alla vigilia dell'elezione del nuovo segretario. È un percorso che viaggia su tre binari. Uno di ascolto nei circoli. La segreteria della provinciale ha deliberato 10 tracce che sono in discussione in tutti i 138 circoli del Partito Democratico e che si concluderanno con una grande conferenza, cioè con l'appuntamento clou della conferenza programmatica in assemblea provinciale, che è l'organismo dirigente più ampio che abbiamo e che è riformato di 400 persone rappresentative di tutto il territorio. E lì vogliamo delineare e svolgere questi 10 punti in un documento di cui il giorno dopo potremo dare ampia diffusione e avere delle idee chiare su questi 10 punti. Punti importanti, dal welfare alla scuola, alla città metropolitana, alla cultura, in modo da scrollarci un po' di dosso quello che è sempre stato l'etichetta di essere il partito del ma anche, il partito in cui tutti potevano dire tutto il contrario di tutto, ma avere dei, almeno sulle cose fondamentali, delle opinioni consolidate, votate magari anche a maggioranza, non all'unanimità, ma quella linea chiara. E quella linea chiara che vogliamo delineare anche con percorsi come questo, quindi io ringrazio Gabriele per gli appuntamenti che sta mettendo in campo, con appuntamenti tematici paralleli a quelli territoriali, quindi c'è la scuola, io poi scapperò perché ne ho uno sull'immigrazione, ne abbiamo sui diritti, sulla cultura, e il terzo binario invece viaggia con incontri un po' più, se vogliamo dire tra virgolette bilaterali, cioè come delegazione della segreteria stiamo incontrando i mondi economici, sociali, sportivi, del volontariato di questa città, in modo da inquadrare questa conferenza programmatica in un contesto che è il nostro contesto metropolitano. Quindi io ho fatto tardi perché eravamo con l'Alleanza delle Cooperative, con Confcooperative e Lega Co. Ieri ho incontrato la UISP, il CONI, la CGL, domani incontreremo la UIL, insomma stiamo incontrando tutti questi mondi per recepire da loro stimoli, critiche anche, qualsivoglia suggerimento per inserire in questo programma che poi farà da cornice anche al programma vero e proprio di Bologna 2016. Quindi vogliamo chiudere questo appuntamento anche con il confronto con queste associazioni di categoria e sociali. Spesso viene dipinto questo percorso a livello giornalistico come un percorso che sia sui futuri destini del sindaco e di questa amministrazione. Non è così. Noi abbiamo fatto per la prima volta da quando esiste il PD un percorso di discussione e di divisione sui temi e non sui nomi, e su questo ci vogliamo confrontare sulla scuola, ci vogliamo confrontare sulle infrastrutture che sappiamo che non sono un tema che unisce ma che ci divide, ma vogliamo arrivare confrontandoci e dividendoci sui temi ad una linea chiara. E io dal 2007 ad oggi penso che a livello territoriale una discussione in tutti i circoli in cui non si parla di nomi, non ci si divide sui nomi ma sui temi non ci sia mai fatto, e si, di questa portata dico. Poi evidentemente il forum della scuola prima, il dipartimento della scuola oggi, devo dire la verità, si è sempre contraddistinto per una marea di appuntamenti formativi di discussione, però a 360 gradi non è mai stato fatto con questo ampio raggio e coinvolgimento, e se non è stato fatto qui a queste latitudini io suppongo che non sia stato fatto in tutta Italia, e qui ho questa piccola presunzione, anche se vedete come dagli accento che non sono nativo di queste parti. Quindi siamo orgogliosi di questo percorso che stiamo mettendo in campo e vi ringrazio per aver partecipato e per aver dato il vostro contributo. Grazie a voi. Fatto un po' il quadro dicendo non con questa precisione, allora questo era uno degli appuntamenti che il partito si è dato per costruire il programma, perché abbiamo Bologna città metropolitana con 25 anni ora,
abbiamo la regione, dobbiamo costruire e ecco, correggere un po' il tiro, perché non è che ci può essere, Levizio Bocconiano diceva prima, l'uomo e la donna sono umani, non dico bene, no. Bisogna confrontarsi con tutti, scontrarsi, governare il conflitto, probabilmente trovare delle sintesi che vadano bene, forse, certo. Ovviamente. Adesso allora, continuiamo. E noi come mondo della scuola, lasciamo dire ancora così, di solito ci teniamo che chi parla della scuola sia anche competente e sappia di cosa parla, perché spesso la scuola rischia di essere un po' la nazionale di calcio. C'hanno tutti la formazione, però... Tutti allenatori. Tutti allenatori, però forse chi ci lavora qualche competenza, qualche cosina in più.